Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Monkey di Andre e oggi andiamo a fare l'ultimo livello prima del boss finale di questo fantastico gioco. Sto parlando di Crash Bandicoot 2. Andiamo a vedere, siamo al 93% dei progressi di gioco con 40 gemme su 42 e 24 cristalli su 25, tutte le gemme colorate ovviamente, che ci serviranno per poter prendere un'altra gemma qui dentro. Entriamo subito in Spaced Out. Ottieni tutte le gemme colorate per sbloccare un nuovo percorso. Se non sapete dove andare a recuperare tutte le gemme colorate, ho lasciato una playlist all'interno, ovviamente, del mio canale, nel quale andarla a prendere. Ok, sì, qui non ho il doppio salto, ovviamente, quindi non posso neanche provare a farlo, a differenza del 4. Allora, aspettiamo così, non abbiate fretta. Ok. Ora c'è subito la gemma blu qua. C'è la piattaforma sbloccata grazie alla gemma blu. La prendiamo e voglio provare a vedere una cosa. Avete presente i Night Fight, no? Che sono riuscito, facendo morire il povero Crash, a prendere tutto in un unico tentativo. Voglio provare a fare la stessa cosa qua. No, 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 no. Non male come metodo questo. Sì. Ok, fate la scivolata, saltate, girate e arrivate più lontano. Bene, ammazzate prima il tizio, ovviamente, tornate indietro. Ok, gemma verde. Piattaforma della gemma verde. Allora, aspettiamo. Tempismo giusto. Ok, così. Qui anche. Attendiamo un attimo. Vediamo come si comporta quello dall'altra parte. Che non mi ricordo mica. Ok. Fatto in questo modo. Gemma gialla. Ah, qui dobbiamo aspettare quella piattaforma. Va bene, attendiamo. Attendiamo un attimo. State fermi qui. Saltate, attendete l'altra piattaforma. Ok. Di qua non ci sono scatole. Per quello vi dicevo che si può fare quel trucchetto che ho fatto con Night Fight. Mamma mia, che rischio. Aspettate. Morire così. Fate sempre sto salto che è bellissimo. Scivolata col cerchio X per saltare più in alto e quadrato per saltare ancora più in alto. Allora, qui io me la rischio così. Potevo anche non farlo, dato che ho 99 vite. Ok, piattaforma della gemma viola. Siamo arrivati alla fine in realtà. Benissimo, molto 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 bene. Prendo la gemma. Non vado alla fine del livello. Vediamo se anche qui. Ma dovrebbe. Facendo uccidere il povero Crash. Se ci fa ricominciare da dove avevamo cominciato, ma con una gemma. Bene, 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 bene. Oh, che fatica. Ok, quello lì comunque dovrebbe essere la parte più difficile. Anche il resto dovrebbe essere difficile, essendo l'ultimo livello, ma con calma facciamo tutto. Dai, fallo chiudere. Ok. Non andiamo ovviamente di nuovo lì, ma andiamo avanti. Spero di non perdere troppe vite. Ok. Vabbè, sì. Qui se vogliamo prendere tutti i frutti Wumpa ci lanciamo così. Va bene. Quello è fastidioso. Perché non si chiude? Maiale! Ok, ci risiamo. Allora.
noi facciamo in questo modo. Fregato. Allora. Con calma, questo si chiude, lo ammazziamo così. Questo pure si chiude. Che rischio. Questo si chiude dopo e noi lo andiamo a rincorrere. Ok, allora facciamo di nuovo, proviamo. Cerchio X quadrato. Allontanatevi, se no venite inclusi nell'esplosione. Questo si apre, sì, bene. Cioè, bene no, però. Checkpoint. Bene, 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 bene. Ma qui attendiamo un attimo, non ho fretta. No, la mascherina prendiamola dopo. Che se dovessimo morire nel bonus, almeno non l'abbiamo sprecata. Ok. Ah no, qui non dobbiamo passare sopra, ma sotto. Bene. Ok, salta. Stavo per morire malissimo. Quanto non mi piacciono questi 2, 3, 4, 5. Ok. Dovreste essere arrivati 25 casse su 31, dato che ci sono le nitro. Ma noi va più che bene. Ok, sì, la mascherina secondo me ci servirà. Quindi fate anche voi in questo modo. Allora, qua conviene. Ok. Non dovevo perderla quella, non dovevo perderla, assolutamente. Anche perché guardate che cavolo c'è lì. Mamma mia. Ok, un bel checkpoint. Ma muoviti, muoviti. Se non sbaglio non manca molto alla fine del livello e io perdo come un cretino, perché sono un cretino, ho fretta, come se mi rincorresse qualcuno. Dai, dai, levati da lì. Ok, questo volevo fare, semplicemente. Siamo a 60 su 60. Fate attenzione che quello arriva fino a lì, mi aveva fregato più volte. Ok, il livello è finito, ma loro ci vogliono fregare all'ultimo in questo modo. Ovviamente non toccate lì, se no vi spara il minimizzatore. E basta, abbiamo finito questo fantastico livello. Andiamo nella stanza del teletrasporto. Sentiamo cosa ha da dirci il Cortex. Ok, eccoci qua. Vabbè, cristallo dall'orecchio. Dai, ti faccio pure festeggiare perché sei stato discretamente bravo. Abbiamo perso qualche vita di troppo, ma nell'ultimo livello ci sta. Vabbè, dai, Cortex. Alziamo il volume. Che cazzo ridi? Mi devi pagare! Con te ce l'ho! Interferisce col nostro segnale? Crash, Hm? Cortex non userà i cristalli per contenere l'energia del pianeta, ma per alimentare il nuovo vortice Cortex che ha costruito sulla stazione spaziale. Un Sì, solo colpo di lo so. coraggio e renderà il mondo intero suo schiavo. Crash non deve impossessarsi di quei cristalli. Sono
sei uno sciocco! Gli sta dicendo tutto! Sì, ecco, insomma, come... Chiedo scusa per l'interruzione. Dai! Crash, portami i cristalli! T'ammazzo, te non te li porto i cristalli. Allora, vediamo a quanto siamo arrivati in percentuale. E poi salviamo. 97%. Abbiamo preso tutto, tranne le reliquie. Quelle le ho prese in un altro salvataggio a parte. E basta. Prossimo video, Dottor Neo Cortex. Nonché ultimo. Andando qua sopra poi, dopo aver sconfitto Cortex, avendo tutte le gemme, andiamo verso l'alto e infatti sblocchiamo un finale segreto. Comunque, io spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Se così, lasciate un grande like come al solito, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui video che usciranno. Ringrazio coloro che sono arrivati alla fine di questo video come al solito e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!